Amiche dell'Uncinetto, buongiorno, io sono Laura e vi do il benvenuto sul mio canale di YouTube. In questo video vi voglio far vedere come realizzare queste simpatiche decorazioni natalizie. Sono facili da realizzare, sono lavorate a punto mezzo alto e punto basso. Per la realizzazione di queste decorazioni abbiamo bisogno di realizzare due piastrelle, chiamiamole così. Io ho fatto una qua, quindi dobbiamo realizzare due piastrelline così tonde e poi unirle insieme con il punto basso. Sono veramente molto molto carine, adatte per l'albero di Natale oppure come decorazioni in casa, appenderle in casa. Per la realizzazione di queste decorazioni abbiamo bisogno di un filato di acrilico. Io ho utilizzato questo, serve un filato di acrilico di buona qualità. Ho utilizzato questo che si lavora con l'uncinetto 4,5-5. Serve comunque un filato grosso, perché vedete qui, questo è stato lavorato con un filato più grosso, questo più sottile, diciamo. La differenza è che questo è più grande e questo è più piccolo. Quindi la grandezza dipende dallo spessore del filato. Serve circa 10 grammi per la realizzazione di una decorazione, quindi serve veramente poco materiale, poco filato. Io ho utilizzato tre colori, vedete? Tre colori per le mie decorazioni, sono a vostra scelta, quindi tre colori di filato, uncinetto 4,5, diciamo sotto 4,5. Io non consiglio perché comunque verrebbe troppo piccola la decorazione, quindi serve un uncinetto da 4,5 in su. Forbici, un segnapunto, poi abbiamo bisogno di questo a vostro piacere, perché è un nastrino di organza e questo è di raso. Per la decorazione finale, diciamo, se vi piace mettere un fiocchetto come ho fatto io qui, o semplicemente lasciarle così, a vostra scelta, fate voi. Quindi questo ci serve? No, ci serve anche un ago per cucire le codine, un ago anche per cucire le codine, oppure un uncinetto più piccolo per nascondere bene le codine della nostra decorazione. Questo è quello che ci occorre, pronte per iniziare. Per iniziare io ho scelto come primo colore il verde, poi il bianco, il rosso e di nuovo verde. Io ho messo doppio questo colore che avevo, il verde, perché un filo solo era, mi sembrava troppo sottile, quindi per raggiungere lo spessore di cui ho bisogno ho messo doppio. E iniziamo dal cerchio magico. Io lascio una codina un pochino lunga, che poi la vado a cucire, e inizio così, tre volte, uncinetto 4,5. Faccio così il cerchio magico in questo modo, perché alla fine, quando ho finito di lavorare il primo giro, posso stringere per chiudere il centro. Se vi piace il centro più aperto, questo dipende come piace anche a voi. Lo lasciate quindi più aperto se vi piace, oppure chi vuole avviare il cerchio magico usando le catenelle invece di questo metodo che uso io. E faccio una, due catenelle. Queste due catenelle sostituiscono il primo punto mezzo alto del giro. Dobbiamo realizzare all'interno del cerchio magico 10 punti mezzi alti. Questo è il primo, devo lavorare altri 9. Filo su uncinetto, vado dentro e lavoro il secondo punto mezzo alto. Filo su uncinetto, ho
Quindi 10 punti mezzi alti. È facile da realizzare questa decorazione natalizia, quindi adatta anche per le principianti. Cercherò di lavorare piano piano e di spiegare il meglio possibile anche per loro. Quindi ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Stringo un po' e chiudo il giro nella seconda 1, 2 del seconda catenella del primo punto del giro e chiudo con un punto bassissimo. Aggiusto un po' il lavoro, catenella e taglio il filo perché adesso devo proseguire con il bianco. Stringo un altro pochino, poi alla fine questa codina la vado a cucire, perché si potrebbe poi riaprire qui e a me piace chiuso completamente. Ok, ora prendo il bianco. Faccio un nodino così. Prendo durante la lavorazione cerco di lavorare anche le codine. E ora dobbiamo lavorare sempre punto mezzo alto, però non lo lavoriamo qui sopra dove c'è l'asola, lavoriamo tra i punti in mezzo. Vedete? Così. Questo è un punto, questo è l'altro, lavoriamo in mezzo. Quindi vado in mezzo. Prendo il mio filo bianco. Stringo un pochino. Chiudo, filo su uncinetto e lavoro il primo punto mezzo alto. Dobbiamo lavorare due punti mezzi alti fra i punti. Quindi questo è il primo, nello stesso spazio lavoro un altro, perché noi dobbiamo lavorare ora gli aumenti. Nel secondo giro lavoriamo gli aumenti, quindi 2, cerco successivo spazio fra, allargo un pochino, questo qui, essendo un colore, il verde un po' scuro, si vede un pochino meno, 1 e nello stesso entro faccio 2. Successivo spazio, questo è il punto, questo è l'altro punto, entro in mezzo. Lavoro un po' anche le codine. Il primo punto mezzo alto, secondo. Alla fine di questo giro dobbiamo avere 20 punti mezzi alti. E continuiamo così fino alla fine del giro. Cerco il prossimo spazio, questo è il punto, questo è l'altro. Entro dentro. Tiro fuori e lavoro il primo punto mezzo alto e il secondo.
Successivo. Uno e due. E lavoro tutti i miei punti fino a quando arrivo alla fine del giro, dove devo avere 20 punti mezzi alti. Ho finito il secondo giro, 20 punti mezzi alti, e ora chiudo con un punto bassissimo nel primo punto del giro. Aggiusto un po', catenella e taglio il filo. Taglio un po' di codine qui, lascio solo questa del cerchio magico che poi alla fine la vado a cucire. Così. Ora, terzo colore, il rosso. Prendo quindi il rosso. Per il terzo giro, di nuovo. Facciamo così, un nodino. E andiamo a lavorare uguale, non nell'asola sopra, fra i punti. E di nuovo allarghiamo, passo dentro e porto il filo. Catenella per chiudere. Per questo giro lavoro in questo modo: 2 punti mezzi alti insieme e poi un punto mezzo alto, 2 mezzi alti più uno mezzo alto. Quindi facciamo l'aumento ad ogni 2 punti mezzi alti. Iniziamo. Filo su uncinetto, entro, faccio il primo punto mezzo alto del giro. Entro fra questi 2 punti mezzi alti e qui faccio l'aumento. Lavoro 2 punti mezzi alti insieme, uno e un altro. Così abbiamo fatto l'aumento. Successivo punto lo facciamo, voglio lavorare anche le codine, in mezzo qui, così, uno, dove abbiamo questi 2 punti insieme, entriamo, facciamo due. Uno, due, successivo 1 punto mezzo alto, fra i 2 punti lavorati insieme entriamo e lavoriamo due, facciamo l'aumento. Poi 1, di nuovo 2, 1, 2, 1, 1, in mezzo 2. Uno, e così fino alla fine del giro. Fra i punti facciamo uno, in mezzo ai punti facciamo due. Lavoro anche io e ci vediamo per la chiusura del giro. Ho finito il giro, chiudo con un punto bassissimo qui, dove abbiamo fatto il primo punto del giro. Catenella e taglio il filo.
Ritaglio un po' le codine dietro. E ora inizio il giro numero 4, è l'ultimo giro e poi facciamo l'unione delle due piastrelline. Allora, il mio giro numero 4 l'ho lavorato con il verde, quindi prendo il verde. Facciamo il solito nodino. Il giro numero 4 lavoriamo 2 punti bassi sopra i punti che abbiamo fatto insieme, diciamo sopra l'aumento, e un punto mezzo alto allungato sopra il punto che hai lavorato da solo. Vi faccio vedere. Allora, inseriamo il filo, lo inserisco qui all'altezza dei miei 2 punti, chiudo, catenella, entro dentro e faccio un punto basso, quindi un punto basso. Faccio un altro punto basso. Facciamo attenzione qui perché è proprio la chiusura dei giri. E per il punto da solo prendiamo filo su uncinetto e andiamo sotto. Sotto prendiamo il filo, allunghiamo un po' e chiudiamo. Successivo. Un punto basso, un altro punto basso, filo su uncinetto, il punto mezzo alto lavorato sotto al punto del giro prima e facciamo un punto mezzo alto. Di nuovo, 2 punti bassi, 1, 2 e punto mezzo alto. Piano piano tiriamo e chiudiamo. 2 punti bassi, 1, 2 e di nuovo il punto mezzo alto. E così lavoriamo fino alla fine del giro. Ho finito il giro, chiudo con un punto bassissimo. Qui dove abbiamo fatto il primo punto basso del giro. Aggiustiamo un po', catenella e tagliamo il filo. Ora bisogna fare l'unione delle due piastrelle, così. Per l'unione userò il bianco. Vediamo un po'. Qui abbiamo finito il giro e qui, quindi mettiamo e li uniamo con un punto basso. Taglio un pochino questa codina così è più facile da lavorare. Questa poi bisogna tirarla bene e cucirla con l'ago oppure semplicemente si potrebbe anche con un uncinetto più piccolo, trascinare e chiuderla così, in modo che poi non si apre il cerchio. Così. Taglio. E ora possiamo unire le due piastrelle. Così. Prendendo un punto da questa parte e un punto da quest'altra. Per il momento io metto così. Prendo il filo bianco. Di nuovo
nodino. E vado a inserire facendo attenzione perché qui a questa altezza è la chiusura del giro. Con attenzione vado dentro, primo punto e secondo. Prendo il filo bianco, nel mio caso bianco, passo attraverso tutti e due i punti, chiudo con una catenella, rientro e faccio un punto basso. Sistemando bene il lavoro così. Questa codina la metto all'interno. Poi tra un po' la taglio un po' per nasconderla bene. E prendiamo il successivo punto i punti che corrispondono. Così. E faccio il punto basso. Successivo è questo. Più questo qui, passo attraverso, punto, passo, successivo, così. Basso. Aggiustiamo ogni tanto così il lavoro. Andiamo avanti. Punto basso, lavorando tutti i punti. Punto basso, così. Punto basso. Taglio un pochino la codina qui. E la lascio proprio all'interno, così. E vado avanti con il lavoro, lavorando i punti bassi. E poi chiudiamo il giro con un punto bassissimo. Così si lavora. Fino a quando arriviamo qua sopra. Sono arrivata al mio segno, lo levo e faccio l'ultimo punto basso. Così. E chiudo con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. E faccio una catenella. Ora bisogna realizzare una serie di catenelle per il gancio. Qui il gancio si può, queste catenelle per il gancio si può fare con lo stesso uncinetto se volete che sia più spesso, oppure qui ad esempio ho usato un uncinetto più piccolo, l'uncinetto 2,5 per fare le catenelle e dipende quanto lungo lo volete. Io qui farò con lo stesso uncinetto 4,5 e farò su 25, 2 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, però controllo, ma è corta. 21, 22, 23, 24, 25. Stiro un po'.
Sì, va bene così. Ogni tanto controllate mettendo così l'uncinetto qui alla base per vedere se va bene questa misura qui. E aggancio qui con un punto bassissimo. Bisogna tenere il filo un po' teso, altrimenti scivola. Così. Una catenella e taglio il filo. Poi questa codina bisogna cucirla. Oppure di nuovo trascinarla con l'uncinetto più piccolo per nasconderla. Come preferite. Pronta la nostra decorazione natalizia. Se volete questo gancio qui, invece di lasciare, io ho lasciato, diciamo, un pochino di spazio quando ho attaccato, ma potete attaccare anche nello stesso punto se volete più uniti qui. Questo dipende come piace a voi. Taglio un po' questa cotina. No, la voglio cucire un altro po' per essere sicura che comunque va bene. Quindi la trascino ancora. Le codine vanno nascoste bene in generale perché possono creare problemi al lavoro, quindi bisogna fare attenzione così. Questo tipo di lavoro potrebbe essere fatto anche con il cotone, un cotone spesso, però diciamo che lavorando con il cotone diventerebbe leggermente più rigido, non avrebbe questa morbidezza che dà l'acrilico. Ora sì, ecco la nostra decorazione finita. Poi per la decorazione finale, se vi piace, potete mettere un nastro di organza come ho fatto io qui, con un fiocchietto, oppure se avete altre decorazioni. Altrimenti si può lasciare anche semplice così. Anche così, secondo me, è carino. Questo è il modo di lavorare questa decorazione natalizia. Attendo di vedere le vostre foto di come vi sono venute. Questo è il modo di lavorazione per realizzare questa decorazione natalizia, che, come vi dicevo all'inizio, può essere appesa all'albero oppure in casa, o altrimenti può anche essere un'idea regalo, incartata carina in una bustina e regalarla. Questo è tutto, vi auguro buona giornata.